Nella notte, e dico nella notte, il calciomercato della Roma si muove. Ragazzi, notizia appunto arrivata all'una e mezza, all'una, io vabbè a quell'ora ero ancora sveglio, devo essere sincero, ma non avevo voglia di registrare, lo faccio in prima mattinata. Fabrizio Romano ha detto che Giorginio Wijnaldum è praticamente ormai un giocatore della Roma. E quando parla Fabrizio Romano per quanto riguarda i movimenti all'estero, i giocatori, io mi fido. Perché? Perché il PSG, ragazzi, sembra praticamente ormai aver trovato l'accordo con il Lille per Renato Sanchez. Quindi, arrivando Renato Sanchez, si libera Giorginio Wijnaldum. Un colpo pazzesco della Roma che dopo Dybala e dopo Matic a centrocampo che porta esperienza, portano anche in campo a centrocampo uno come Giorgino Wijnaldum, che sicuramente toglierà il posto, penso io, a Cristante, che Cristante lo può comunque utilizzare come riserva, e Cristante è un'ottima riserva, però Wijnaldum, ragazzi, come fai a non farlo giocare titolare? Un giocatore che l'ultimo anno, è vero, non ha reso tantissimo col PSG, anzi, se vogliamo, ha fatto veramente poco. Però è un ambiente dove si vede che non si è trovato, secondo me, perché Wijnaldum l'anno prima che andò al PSG, finché era a Liverpool, era un giocatorone e comunque continua a essere il capitano della nazionale olandese, giocatore che porta esperienza, carisma, forza ed è un giocatore duttile perché lo puoi usare in qualsiasi ruolo e dopo andiamo a vedere infatti dove può giocare Wijnaldum. Ma nel frattempo parliamo un po' dell'opzione. Allora, l'accordo ufficiale ancora non c'è. L'accordo ufficiale c'è, secondo me, ma mancano le cifre esatte, cioè non si sa se è diritto, obbligo, metà dello stipendio, più in parte dello stipendio, pagato dalla Roma, non si sanno queste cose. Qualche giorno fa, perché adesso ragazzi si aspetta solamente il passaggio di documenti, quindi Wijnaldum è della Roma, già sabato, domenica dovrebbe già essere con i giallorossi, perché si sta solamente aspettando il passaggio dei documenti, poi ci saranno le visite mediche e poi ci sarà la firma. Qualche giorno fa, ragazzi, si parlava, ve lo leggo qua, di un prestito con diritto di riscatto che poteva diventare obbligo a determinarsi di alcune condizioni che in questo caso dicono che era la qualificazione alla Champions League per la Roma e che Wijnaldum giocasse almeno il 50% delle partite. Queste qua sono le notizie di qualche giorno fa e il PSG collaborava a il 25% dell'ingaggio di Wijnaldum, erano 7 milioni, quindi penso che il PSG, se non sbaglio, ne mette 2. Mette 2 la Roma 5, in teoria dovrebbe essere così, non lo so. Comunque il PSG collabora a pagare lo stipendio anche di Wijnaldum, ma la maggior parte dello stipendio lo paga comunque la Roma. Se la Roma magari inizialmente è partita da un 50 e 50, il PSG ha detto no, senti, se lo vuoi almeno devi pagare più te lo stipendio, io ti do una mano ma pagandolo meno. Questo dovrebbe essere il risultato. E nel frattempo Wijnaldum, pur di andare alla Roma, da come è gestito qua, sembra che abbia rifiutato 800.000 euro di bonus. Alla fine li ha accantonati quelli, perché pur di andare alla Roma e dare una mano alla Roma a prenderlo, ha rifiutato questi bonus qua. Queste sono le cifre e le opzioni che giravano qualche giorno fa. Adesso quelle ufficiali ancora non ci sono, ma sicuramente sul fatto che Roma Wijnaldum si è sbloccata la trattativa, questo è vero. C'è l'accordo col PSG, l'accordo col giocatore c'era già da qualche giorno fa, da qualche tempo fa. Quindi Wijnaldum è della Roma, cioè colpo pazzesco. E andiamo a vedere anche perché. Wijnaldum, ragazzi, allora, innanzitutto arriva in prestito con obbligo di riscatto diritto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10-12 milioni di euro e già Transfer Market lo valuta 18, quindi la Roma qualora dovesse acquistarlo in base al prezzo qualità prezzo è un ottimo colpo perché comunque lo vai a pagare meno di quello che costerebbe.
È un classe 90, comunque è del 90, ha 31 anni, non è un giovincello, però è un giocatore che comunque a 31 anni porta esperienza, può farti ancora quei 3 anni ad alto livello, Wijnaldum, ragazzi, perché è un giocatore anche integro, nonostante l'età inizia un po' ad avanzare, è un giocatore che Wijnaldum non si è mai fatto spesso male e non gliela voglio tirare, magari tipo si trova a farvi le corna perché magari parlo io e porto sfiga, però la carriera, il palmarès di Wijnaldum dice questo, cioè non è un giocatore che si spacca, è un giocatore integro, funzionale, che comunque è un classe 90, porta esperienza, ripeto, 31 anni, capitano dell'Olanda. Ed è un centrocampista centrale in teoria, può fare la mezzala volendo, ma Wijnaldum. Ora vi dico i ruoli che può fare Wijnaldum e perché è interessante, perché Wijnaldum, ragazzi, può fare il centrocampista centrale, ma all'occorrenza ti può fare anche il trequartista, perché l'ha già fatto, e addirittura anche il mediano, cioè su Transfermarkt dicono che Wijnaldum abbia fatto anche il mediano. Ora, il ruolo naturale è il centrocampista centrale, questo è poco ma sicuro, ma all'occorrenza sa farti sia il trequartista che il mediano, quindi è un giocatore, ripeto, duttile, che lo puoi mettere un po' dove vuoi a centrocampo. E la Roma, ragazzi, per me ha rifatto il centrocampo d'esperienza, perché vi immaginate voi un centrocampo con Pellegrini, Wijnaldum e Matic, due colossi, no? Matic è bello robusto, fisico, che porta esperienza, perché anche Matic ha una certa età. Wijnaldum, che anche lui d'esperienza non ne parliamo, ha voglia, ne ha tanta, e poi è un giocatore per me spaziale, perché Wijnaldum per me è forte, ragazzi. Io l'anno scorso l'ho perso dai radar perché, vi ripeto, al PSG ha giocato veramente poco, ma io me lo ricordo a Liverpool di 2 anni fa, 3 anni fa, era devastante. Il Wijnaldum del Liverpool era devastante e secondo me quel giocatore in un campionato come il nostro può dir la sua, può dire tranquillamente la sua. E comunque, ragazzi, posso dirlo, poi beh, sembra che sia molto vicino anche Belotti, se parte Shomurov, lì ci farò un video a parte su Belotti, ma lo posso già dire qua. Questo colpo qua di Wijnaldum è un colpo Champions. La Roma il prossimo anno per me con questo acquisto qua è da Champions. È da Champions e su questo non si discute, perché sta facendo una formazione veramente fatta bene. Comunque Celik, Matic, Dybala, adesso Wijnaldum. Cioè, la società della Roma sta lavorando bene. Sta lavorando bene. E per me con Mourinho in panchina, che comunque è un allenatore internazionale, ma ha vinto anche dei campionati, può benissimo puntare alla Champions. Anzi, secondo me, con questi acquisti qua e con questo mercato qua, Mourinho inizia ad avere anche quasi l'obbligo di andare in Champions. Poi, se non ci arrivi, non dico che sia fallimento, però insomma, perché se poi arriva anche Belotti, ragazzi, veramente, io se fossi un tifoso romanista, con un mercato del genere, la Champions League me l'aspetterei. Comunque, colpo pazzesco. Complimenti alla dirigenza della Roma che quest'anno si sta muovendo. Ma già dall'anno scorso si sta muovendo bene, perché l'anno scorso ha iniziato con Abraham, gli hanno portato a casa Mourinho, e ora arriva comunque Celik, Wijnaldum, Matic, Dybala. Cioè, complimenti alla dirigenza della Roma perché veramente in questi ultimi 2 anni stanno lavorando veramente bene. Ma veramente, veramente bene. Complimenti a loro veramente. Possono anche puntare all'Europa League eventualmente, perché dopo la Conference vogliono fare magari anche doppietta e provare a portare l'alta competizione europea, quella che sta nell'intermezzo ormai, perché la Conference è diventata l'ultima coppa, adesso la Europa League è quella che sta nel mezzo, e provare a puntare anche a quella, perché con una squadra del genere puoi anche provare a puntare anche all'Europa League, perché no? Tanto la Roma è una squadra europea ormai, ha vinto un titolo, quindi comunque sa come si vince in Europa, ha un allenatore che è uno dei più vincenti in Europa, se non il più vincente in Europa, quindi ragazzi, di cosa stiamo parlando? Attenzione a questa Roma, attenzione veramente a questa Roma, perché ci farà divertire il prossimo anno. Ragazzi, niente, io vi ho detto quello che penso su Giorgino Wijnaldum, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate appunto dell'olandese, se vi piace oppure no come giocatore. Per me è un giocatore fenomenale. Lasciate un bel like se il video è piaciuto, mi raccomando, così non fate vedere a YouTube che vi piacciono i miei tipi di contenuti. E soprattutto anche se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, che è importantissimo, non costa nulla, per tanto, basta che fate clic su iscriviti e siete iscritti senza costo e nulla, mi spiego così, se lo fate vi ringrazio di cuore. Condividete i video con i vostri per scrivere anche loro e attivate le notifiche così non perdete i prossimi video. Passate anche sotto il link in descrizione della barra di questi channel. Qui da me che è tutto, bella mamma mia, Giorgino Wijnaldum.